Buonasera, bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano parliamo dell'annuncio dell'avvio dei collegamenti questa mattina tra la Croazia ed il porto di Pescara, ma contemporaneamente c'è stata la dura presa di posizione dell'amministratore delegato di SNAV, Raffaele Aiello, che ha detto: questo è l'ultimo anno, non ci sono i numeri e le condizioni per proseguire. Vediamo. Mettiamo un porto decisamente diverso, un porto che si chiami Porto. Parole dure da parte dell'amministratore delegato di SNAV, che annuncia grosse perplessità per la stagione che si apre, problemi di fondali e numeri non confortanti. A Pescara manca il pescaggio, che è la cosa più importante di ogni porto, cioè noi abbiamo bisogno di un battente di 5-6 metri d'acqua e oggi ce ne abbiamo 3. Per quanto riguarda il flusso dei passeggeri, è soddisfacente per SNAV? No, assolutamente no. Però ripeto, stiamo facendo quest'ultimo tentativo nella speranza di fare i numeri che ci porti almeno a un break even. Ma se non cambia un po' la struttura portuale, credo che l'anno prossimo non ci saremo più. Anche il presidente della Camera di Commercio ricorda lo sforzo fatto, soprattutto economico, per sostenere la presenza della società di navigazione ad alta velocità. Novità che andremo direttamente sull'isola che è il principale attrattore della costa croata, che è la meta più scelta dai flussi turistici, che è appunto Kvar, con un mezzo che appunto porta solo passeggeri, che è l'ultimo anno che la Camera di Commercio ha questo contratto con SNAV. È un anno di chiusura che ci dà la soddisfazione di aver tenuto in vita questo collegamento. I problemi sono conosciuti, sono noti. L'attesa è quella di un intervento che renda i fondali più profondi, come da anni chiedono a gran voce tutti i rappresentanti del comparto. Lamentano l'assenza di un porto con un giusto pescaggio e anche l'assenza di numeri per la SNAV, e si rivolgono al governatore. Ma allora, per quanto riguarda il porto, stiamo facendo i miracoli. Abbiamo assegnato qualcosa come 15 milioni di euro in aggiunta ai 3 milioni e mezzo già appaltati. 15 milioni andranno in gara nei prossimi giorni, poiché finalmente il piano regolatore portuale ha conosciuto la piena maturità da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. È intervenuta questa maturità perché il governo Renzi, con Matteo Renzi a capo, ha saputo produrre la Madia, la norma della Madia, che rivoluziona i tempi di istruttoria del Consiglio Superiore. A Pescara questa mattina istituzioni politiche, rappresentanti della giustizia, l'arcivescovo di Pescara Penne e gli ambasciatori di Nuova Guinea, Burkina Faso e Afghanistan hanno partecipato al convegno promosso dalle opere missionarie francescane dei frati minori d'Abruzzo. Il tema, quello scottante e attuale, dell'immigrazione. Immigrazione, politica, tessuto economico e paura del diverso. Una sintesi degli argomenti che scaturiscono da un incontro congiunto che ha visto i rappresentanti delle ambasciate del Burkina Faso, Nuova Guinea, Afghanistan e Lega Araba incontrare istituzioni politiche, rappresentanti di Confindustria, Ordine degli Avvocati e l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. Tanti i punti di vista che confluiscono sull'idea di accoglienza. Una delle chiavi di lettura di questo processo di immigrazione che abbiamo può essere proprio quella di creare fuori dall'Italia, in questi paesi, sistemi di economia e la presenza dell'impresa. L'impresa poi va nei paesi dove trova stabilità politica, sistema bancario maturo e possibilità di sviluppo. Noi istituzioni dobbiamo riflettere sul senso di appartenenza alle istituzioni, ma allo stesso tempo il concetto di accoglienza per noi deve essere un aspetto, diciamo, incontrovertibile di fronte al quale bisogna soltanto immaginare un'organizzazione efficiente per evitare i disservizi che ne vengono fuori. È Monsignor Valentinetti a lanciare l'invito più importante, quello a non essere vittime di strumentalizzazioni politico-economiche e ricordare che la paura distorce spesso anche i valori più sani e radicati, comprese le coscienze. Perché queste persone sono esseri umani e in quanto esseri umani vanno rispettati ed accolti. E in quanto uomini e donne create da Dio, sono figli del Signore, anche se hanno una religione diversa dalla nostra. E allora credo che sia importante e fondamentale avere questa attenzione e soprattutto non lasciarsi
strumentalizzare dalla paura, perché la paura è cattiva consigliera in questa situazione, e lasciarsi strumentalizzare soprattutto di chi forse da una parte vuole speculare cercando fette di consenso politico e dall'altra parte vuole speculare perché magari su questa presenza degli immigrati si possono guadagnare dei bei soldini. Abruzzesi alle urne domani per il rinnovo di 72 amministrazioni comunali, tra i centri maggiori Sulmona, Lanciano, Vasto, Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi. Nella provincia di Teramo, oltre a Roseto, si vota anche a Bellante e Castellalto. Roseto degli Abruzzi al voto, comune di 25.487 abitanti della provincia di Teramo, affacciato sul mare Adriatico e compreso tra le foci dei fiumi Vomano e Tordino, è uno dei maggiori comuni della costa teramana e dopo il capoluogo è il più popoloso nella sua provincia di appartenenza. Nell'ultimo decennio Roseto è stata interessata da un notevole incremento demografico, grazie allo sviluppo di alcune zone residenziali affacciate sull'Adriatico. A presentarsi come candidati sono il sindaco uscente Ennio Pavone, con Futuro In, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Popolari per Roseto, Forza Italia, Destra Sociale e Pavone Sindaco. Rosaria Ciancaglione, con Un'altra idea di Roseto, Roseto Progressista, Roseto nel Cuore, Abruzzo Civico, Roseto Unita e Roseto Futura. Sabatino Di Girolamo per il PD e le liste Di Girolamo Sindaco e Roseto Protagonista. E proseguiamo la nostra panoramica concentrandoci ora sui comuni principali dove si voterà in provincia di Chieti. Sono quattro i candidati sindaci per il comune di Francavilla al Mare, decimo comune d'Abruzzo per numero di abitanti, sono 25.467. Antonio Luciani, sindaco uscente, che si ripresenta con la lista civica Francavilla con Luciani sindaco, sostenuta dalla lista civica Valori in Comune, con l'altra lista Sì per Francavilla, Partito Democratico e la lista Francavilla Unita. Livio Sarchese per il Movimento 5 Stelle, Pantaleone Alessandro Mantini per Forza Italia, sostenuto da Rivoluzione Cristiana, Noi con Salvini, Lista Civica Viva Francavilla e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Stefano Di Renzo di Abruzzo Civico, sostenuto da Lista Civica Solo Francavilla e Uniti a Sinistra per Francavilla al Mare. Lanciano conta 35.624 abitanti, comune della provincia di Chieti rappresenta il centro più importante del comprensorio sangro-aventino. Per le elezioni 2016 vede sfidarsi tre candidati, Mario Pupillo, sindaco uscente e contemporaneamente presidente della provincia di Chieti, che si presenta con le liste Insieme a Sinistra, Lanciano Vale, Progetto Lanciano, Lanciano in Comune e il Partito Democratico, Tonia Paolucci si presenta con la lista Signora Lanciano, Libertazione Cittadini, Tonia Paolucci sindaco e Casa Pound Italia. Enrico D'Amico si presenta con Lanciano al Centro, Forza Italia, Movimento Popolare Nuova Lanciano, Noi con Salvini, Lanciano Popolare UDC, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Lanciano 2021. Vasto al voto con i suoi 41.033 abitanti, è il settimo comune più popolato d'Abruzzo, il secondo della provincia di Chieti. A concludere i suoi due mandati consecutivi è Luciano La Penna e a presentarsi come candidati sono Ludovica Ceri per il Movimento 5 Stelle, Massimo Desiati per Vasto 2016, Unione Vasto Tagliente, Progetto per Vasto Desiati, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale e Forza Italia, Edmondo Laudazzi con il Nuovo Faro e Rinascita Vasto, Francesco Meno con il Filo Comune, Città Virtuosa, Partito Democratico, Avanti Vasto, Sì per Vasto e Massimiliano Montemurro con Democrazia Cristiana e Vasto la Mossa Giusta. E con il prossimo servizio concludiamo la panoramica concentrandoci in particolare su Sulmona, centro principale dove si vota in provincia dell'Aquila, ricordando anche che in provincia di Pescara si vota tra gli altri comuni a Penne, Popoli, Colle Corvino e Manoppello. Si è chiuso in anticipo il mandato di Giuseppe Ranalli al comune di Sulmona. Dopo giorni di crisi e divisioni interne, i nove consiglieri hanno sottoscritto le dimissioni, portando all'inevitabile scioglimento del consiglio comunale e alla caduta del sindaco eletto nel 2013. A candidarsi, a poco più di tre mesi dall'accaduto, sono in sei: Elisabetta Bianchi per Forza Italia, Domenico Capaldo per CEL, Alberto Giandomenico con la lista Sovranità, Alessandro Lucci, ex consigliere, con la lista SBIC, Sulmona, bene in comune,
comune, Bruno Di Masci con Forza Sulmona, Sulmona Unione di Centro, la Sulmona che vogliamo, Sulmona Oltre i Ponti, Sulmona Viva, Sulmona Città Territorio. Bruno Di Masci, sindaco, il popolo di Sulmona. Anna Maria Casini con Adesso Sulmona, Sulmona al Centro, Alleanza per Sulmona, Obiettivo 2026 e Movimento Democratico e Avanti Sulmona. E vi ricordo sin da ora l'appuntamento di domani con la diretta elettorale che scatterà intorno alla mezzanotte e comunque subito dopo la diretta stadio con cui seguiremo la partita tra Pescara e Trapani. Dopo le interviste del post partita scatterà la nostra diretta elettorale fino a tarda notte. E ora proseguiamo il nostro TG6 a poche ore dall'annuncio della nuova giunta municipale a Teramo. Arrivano i primi commenti tra conferme e sorprese al Centro per Teramo e il consigliere di Fratelli d'Italia Raimondo Micheli restano fuori. Il Bruchiter nasce con tre nuovi assessori e una maggioranza di governo più forte in consiglio comunale. Al netto dell'uscita della lista civica al Centro per Teramo e di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, infatti, i consiglieri che lo sostengono passano da 17 a 18. Con l'ingresso dell'ex Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Mimmo Sbraccia. Il nuovo corso dell'amministrazione comunale, pertanto, nasce senza il Centro per Teramo, la lista civica che fa capo a Mauro Di Dalmazio, che in poche righe chiude la trattativa, ritenendo che non ci siano le ragioni e le condizioni sostanziali, al di là di una parziale, formale e apparente condivisione di alcuni temi, per un rientro organico in maggioranza. Sulla stessa posizione si ritrova Raimondo Micheli, il consigliere di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, conferma le perplessità su quanto emerso dal tavolo politico e chiarisce che seguirà lo stesso atteggiamento tenuto negli ultimi 9 mesi, verificando volta per volta la condivisibilità degli atti dell'amministrazione. Non credo che ci sia una condivisione di tutte le forze, credo che qualche forza politica non ha pienamente digerito e condiviso un po' quello che il sindaco ha voluto realizzare. Io resto della mia posizione, sono nella posizione di valutare di volta in volta i provvedimenti che verranno portati in consiglio. È mancato qualcosa che avrebbe voluto vedere? Sì, sì. A volte il politico fa fatica a pensare che il programma deve essere pluriennale e pensare anche a ciò che potrà accadere fra 2, 3, 4, 5 anni. Avrei gradito più coraggio non nel tirar fuori nomi o assessori, ma nel cercare un progetto di rilancio vero e proprio per questa città. Già nella giornata di ieri, a poche ore dall'annuncio della nuova giunta, arrivano i primi commenti sulle scelte effettuate dal sindaco Brucchi. In primis il messaggio ironico su Facebook dell'ex assessore gattiano Rudy Di Stefano, che paragona il sindaco all'allenatore Canà, interpretato nella celebre pellicola L'allenatore nel pallone da Lino Banfi. Un post dove l'ex assessore scrive: «Il problema che mi ha spinto a dimettermi rimane. Anche una buona squadra, finché allenata da Oronzo Canà, dovrà accontentarsi di lottare per non retrocedere. Non chiedetemi perché i primi 5 anni si giocava meglio. Semplice, la formazione e lo schema di gioco era prerogativa della società. Tornerò in campo insieme a Mourinho non appena viene lasciata libera la panchina». Ed ancora l'ex consigliere comunale del Partito Democratico Manola Di Pasquale, ora alla presidenza dell'IZS, che definisce i consiglieri comunali e assessori semplici pedine sulla scacchiera del sindaco, chiedendosi come mai l'assessore Piero Romanelli, attento e scrupoloso, sia stato sostituito. Diversi invece gli attestati di stima alla new entry Marco Chiarini, a cui vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tanti cittadini. Componenti di giuria e organizzatori del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo hanno deciso di istituire un premio intitolandolo alla memoria di Marco Pannella, il leader radicale scomparso di recente. La decisione è stata presa a Roma ieri presso la Casa del Cinema Marcello Mastroianni di Villa Borghese, dove si è riunita la giuria della 21ª edizione del premio per stabilire le terne da cui saranno individuati i vincitori delle 4 categorie a cui assegnare l'esposimetro
Oro d'Oro nella cerimonia che si svolgerà come sempre a Teramo nel prossimo autunno. Alla riunione, oltre ai componenti della giuria, hanno partecipato in qualità di supervisori anche i rappresentanti di Teramo Nostra, organizzatrice della manifestazione. Il 13 settembre del 2015 Pannella era stato ospite del premio di Venanzo partecipando al concerto dell'Alexian Group di Santino Spinelli all'interno del Teatro Romano di Teramo. In quell'occasione Pannella conferì alla memoria del magistrato Guido Di Nanna il premio Integrazione e Solidarietà Stefano Bandini. Giustizia, legalità e democrazia, questi temi del convegno che si è svolto questa mattina al Liceo Classico di Pescara. D'Annunzio, alla presenza delle massime cariche della magistratura e dei rappresentanti degli Atenei abruzzesi. Si continua a parlare di legalità e si continua a parlare all'interno degli istituti scolastici. Si parla ai giovani per cercare di spiegare quella che è poi la radice della legalità. I giovani vanno avvicinati e soprattutto bisogna saldare la credenza di cosa? Da oggi saranno più consapevoli del fatto che è bene che loro si interessino della cosa comune, del bene comune, perché da questo dipende molto del loro futuro, oltre che dal grande impegno che loro profonderanno nello studio. Quindi questa è una giornata importante, anche per me molto utile e molto significativa. Parlare ai giovani di legalità, ci deve essere un particolare modo di coinvolgere un giovane, perché molto spesso si sente lontano dall'istituzione, lontano dalla vita pubblica, e allora in questa giornata si ricorda anche quella che è la radice. Assolutamente, si ricorda soprattutto ad un giovane che la democrazia che stiamo cercando di definire, cercando di migliorare, si basa su un suo apporto attivo. Non è più sufficiente solo rispettare il sistema normativo, non è più sufficiente aspettare che lo Stato o altre forme di intervento statale possano in qualche modo sopperire e ridurre i bisogni sociali emergenti. È necessario che il singolo cittadino evolva verso una forma di democrazia matura che vede al primo punto la piena realizzazione dell'articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili del cittadino, ma soprattutto richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Credo che bisognerà dare corpo insieme a tutti a questo articolo. La depurazione extracorporea in UTI, un amore controverso fra nefrologi e rianimatori. Questo è il titolo del convegno che si terrà a Teramo il 10 giugno presso l'ospedale Mazzini. Qual è l'obiettivo del convegno? Allora, l'obiettivo di questo convegno, congiunto con la nefrologia, con l'unità operativa di nefrologia, è quello di fare il punto e di creare i presupposti per un miglioramento dei trattamenti che facciamo nei nostri pazienti, i quali sono pazienti estremamente delicati, perché i pazienti che arrivano soprattutto in ambito cardiochirurgico sono dei pazienti che si portano dietro una serie di patologie che sono legate alla loro patologia di base e che possono essere esacerbati proprio dalla tecnica estremamente complessa degli interventi cardiochirurgici. Il titolo del convegno è Un amore controverso, perché? Beh, perché è un confronto, incontro tra diversi specialisti e spesso l'amore, come lei ben sa, qualche volta è controverso, però è sempre finalizzato ad un risultato e ad un obiettivo comune, che è quello del miglior trattamento per il malato. Oltre al programma del convegno, l'importanza di questo convegno? Beh, il convegno è importante perché è anche il coronamento di 18 anni di collaborazione stretta con i rianimatori, che al di là di quelle che abbiamo detto prima dell'amore controverso, è stata una collaborazione attiva, fattiva, che nel corso degli anni ci ha portato ad implementare le metodiche di sostituzione della funzione renale in pazienti che, come ha detto prima il dottor Taraschi, sono pazienti comorbidi con gravi problematiche. Per questo troverà nel programma l'intervento degli infettivologi, degli internisti e di tutte le professionalità coinvolte nella gestione di pazienti ad alto rischio ed estremamente complessi. Entra nel vivo il progetto Il Gran Sasso e la Laguna dal 1 luglio per gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Poparozzi di Teramo. Si svolgeranno i tirocini formativi nel prestigioso circuito alberghiero veneziano.
Entra nel vivo il progetto Il Gran Sasso e la Laguna, gemellaggio culturale ed enogastronomico tra Crognaleto e Venezia, diventate sorelle del gusto. Per gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Poppa di Teramo prendono ora il via i tirocini formativi nel prestigioso circuito alberghiero veneziano, con le 400 strutture ricettive riunite nell'Associazione Veneziana Albergatori, pronte ad accogliere i ragazzi per i progetti di alternanza scuola-lavoro nel corso dell'estate 2016. Abbiamo voluto sancire questo patto forte, che è un patto del lavoro. Sono moltissimi gli abruzzesi che sono titolari d'hotel, una tradizione notevole. Quindi abbiamo pensato che i giovani degli istituti alberghieri potessero fare uno stage presso i nostri alberghi. È un grande progetto che parte da Crognaleto, che ha visto la partecipazione della Regione Abruzzo, della provincia di Teramo, dell'Istituto di Poppa, del BIM, il Consorzio Imbifero Montano, e poi della città di Venezia. Il 1 luglio parte la prima tranche di ragazzi che vanno a fare lo stage nei migliori alberghi veneziani, portando la loro esperienza e sperando che portino a casa il risultato che tutti auspichiamo, cioè una nuova voglia imprenditoriale che la città di Venezia sicuramente insegnerà ai nostri ragazzi. Dal 1 al 21 luglio una ventina di ragazzi con i loro tutor partiranno per questa avventura bellissima, perché chiaramente è una città che accoglie tantissimi turisti e l'Associazione Veneziana Albergatori è la seconda in Italia. Che esperienza vi aspettate a Venezia? Noi ci aspettiamo una bellissima esperienza, perché andremo ad applicare le nostre conoscenze di ciò che studiamo a scuola, e ringraziamo i nostri professori, la nostra preside che ci permetterà di fare appunto questa esperienza, e siamo sicuri che cresceremo sotto qualsiasi aspetto. Entusiasta? Sì, abbastanza. Tu? Anche. Ed ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di playout di Serie B. È stata una serata assolutamente nera per la Virtus Lanciano, che nella gara d'andata ha perso in maniera rovinosa 4-1 con la Salernitana, a questo punto compromesse le chance di permanenza in Serie B dopo questa gara sciagurata giocata al Biondi. E andiamo a vedere le immagini. Un Biondi che era peraltro vestito a festa, tutto esaurito, 5.544 biglietti venduti, l'intera capienza era disponibile, tutti i biglietti sono andati in fumo. Ma lo vedete, a dispetto della bella coreografia, la partita inizia male, subito con l'infortunio di Vastola dopo due minuti. Vastola lascia il campo ad Aquilanti, che era stato risparmiato dall'inizio da Maragliulo, ma già al nono minuto la Salernitana, che aveva approcciato nettamente meglio la partita, è in vantaggio. Si apre una voragine in difesa, l'assist di Zito, la finalizzazione è di Alfredo Donnarumma. La Virtus però ha un sussulto e pareggia al sedicesimo con il gol segnato da Guido Marilungo sugli sviluppi di un corner, ma già al ventunesimo la Salernitana torna avanti con la volée splendida di Zito, ispirato dal cross di Nalini. Zito infila così Cragno. Nel secondo tempo la Virtus vanamente cerca di trovare il pareggio, ma rischierà pochissimo la Salernitana, che dominerà in lungo e in largo, e con un altro ex dopo Donnarumma, cioè Gatto, al 36esimo della ripresa fa 3-1, Gatto che era entrato da poco in campo al posto di Nalini. E poi, come se non bastasse, nel primo minuto di recupero arriva il gol del 4-1 segnato da Coda. Ed ora ascoltiamo le impressioni nell'immediato dopo gara di un amareggiato Primo Maragliulo, tecnico della Virtus Lanciano. Sicuramente di tenore opposto le parole del tecnico della Salernitana, Leonardo Menichini. Amarezza, tristezza, grandissimo, grandissimo dispiacere, perché sognavamo veramente una partita completamente diversa, volevamo fare un regalo ai nostri tifosi, anche a noi stessi, ma soprattutto affrontarla in una maniera assolutamente diversa. Invece sembra impossibile in una partita del genere, ma abbiamo per l'ennesima volta sbagliato l'approccio, siamo andati sotto, l'abbiamo ripresa, nel momento in cui siamo andati di nuovo sotto, niente, siamo andati man mano calando, però
al di là dei demeriti del Lanciano, credo che sia giusto anche fare i meriti alla Salernitana, perché ha affrontato la partita come si doveva affrontare, sicuramente in maniera molto più caparbia, vincendo tutti i contrasti, tutti i duelli, le mezze palle erano tutte loro, le seconde palle erano tutte loro. È chiaro che per questo motivo la responsabilità di questa sconfitta me la prendo tutta, perché in qualche maniera non sono stato in grado probabilmente di trasmettere la giusta foga e la giusta energia ai ragazzi, ai quali mi sento, al di là di questa partita, di fare un plauso per quello che avevano fatto per arrivare a questa partita. È chiaro che siamo veramente tutti allibiti, sapevamo che si poteva giocare in due partite, invece probabilmente l'abbiamo chiusa qui, però all'opposto di quello che desideravamo. Sinceramente, a livello personale, mi sento solo di chiedere scusa, perché volevamo fare un regalo a tutti, ma niente, dobbiamo prendere atto che purtroppo la partita è stata così e ci dispiace moltissimo. Queste sono partite in che si giocano in 180 minuti, possiamo dire che la Salernitana l'ha ipotecata con 90? Abbiamo preso un vantaggio, diciamo che abbiamo preso un vantaggio, ma sappiamo che nel calcio niente è scontato, ci sono ancora 90 minuti e dobbiamo stare con la guardia alta, perché dopo tanti anni che sono in questo ambiente so che nulla è scontato e quindi dobbiamo rimanere concentrati, attenti, prendiamo atto della grande prestazione che abbiamo fatto stasera, ma torno a ripetere, ancora non è finita. Sì, abbiamo creato molto, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, il gioco sulle fasce, le punte che non davano riferimenti, venivano tra le linee a giocare, siamo riusciti con questa qualità a creare molte difficoltà al Lanciano. E ora parliamo di Pescara, è un sabato di vigilia, quello che sta andando agli archivi di vigilia della finale d'andata con il Trapani, finale playoff, tutti convocati dal tecnico Massimo Oddo, tutti convocati i giocatori che sono in ritiro da questa sera all'hotel Villa Michelangelo. Poi domani la squadra sosterrà una seduta di risveglio muscolare alle ore 11 in centro città a Piazza Salotto per cercare di raccogliere anche il calore dei tifosi biancazzurri. Intanto oggi, prima della seduta di allenamento, ha parlato come sempre il tecnico Massimo Oddo, che ha presentato così la gara di finale che si giocherà domani alle 20:30, gara d'andata, agli ordini del signor Pairetto di Nichelino. È una finale in cui si incontrano, credo, le due squadre migliori dopo Crotone e Cagliari. In ordine sono arrivate così, Trapani e Pescara, quindi abbiamo conquistato entrambe meritatamente, più che meritatamente, questa finale. Il Trapani ha una sua precisa identità di squadra, è una delle poche squadre in Serie B che ha una precisa identità, non ce ne sono tante. Al di là se che possa piacere o non, ma questo non c'entra niente con la partita o quant'altro. Conta che è una squadra solida, una squadra che ha fatto un giro di ritorno pazzesco, che se ha fatto tutti quei punti è perché l'ha meritato, e quindi massimo rispetto per questa squadra. Tante persone dicono che il Pescara a livello qualitativo sia superiore, ma questo non conta nulla, conta meno di zero. Potrebbe fare la differenza se poi ce la giochiamo ad armi pari sotto il profilo della testa, della convinzione, della furbizia e tutte quelle componenti che fanno sì che una squadra possa vincere, perché non è che vinci le partite solo con la qualità. Quindi a parità di condizione io penso che noi siamo una squadra che ha tanta qualità, però poi devi metterci dell'altro. Io credo che la cosa fondamentale del calcio sia veramente la lettura delle partite e delle gare. Sono momenti in cui attacchi e puoi attaccare bene, i momenti in cui devi difendere, e in questo il Trapani è una squadra che credo che sia questo un po' il segreto del Trapani, una squadra molto equilibrata che sa attaccare quando deve attaccare e sa difendere bene quando c'è da difendere.
quindi ad oggi siamo veramente orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma sappiamo benissimo che poi può essere bello, puoi fare un gioco spettacolare, puoi esaltare tutti, ma se non c'è il risultato finale rimane ben poco. Sì, però poi andrà, poi però dopo i 20.000 che verranno domani andranno a testa bassa, quindi io vorrei che questi 20.000 andassero via dallo stadio con la testa alta e il petto ben gonfio. Scendiamo ora in Lega Pro, capacità di far giocare bene la squadra ed entusiasmo, sono questi per il neo DS Fabio Lupo i fattori che hanno portato alla scelta di Lamberto Zauli quale neo allenatore del Teramo. Le motivazioni saranno alla base di ogni scelta di questa società, sono le basi, la base della mia scelta di venire qua da parte del presidente, di prendere me. Alla base della scelta anche di Lamberto Zauli, il quale è arrivato qui e si è manifestato subito con grande entusiasmo verso questo tipo di avventura. Ci ha conquistato questo, ci ha conquistato anche il suo percorso di allenatore, perché comunque è un allenatore che sta sviluppando una carriera, quindi ha una giusta, esperienza, ma anche allo stesso tempo le giuste motivazioni per migliorare, per ambire a qualcosa di importante. E questo, tutto ciò ci è stato manifestato da Lamberto fin dalle prime battute iniziali con le quali lui si è presentato. Ci è piaciuto sotto l'aspetto tecnico la sua anche interpretazione del gioco, nel senso che le sue squadre, ed in particolare il Sant'Arcangelo dell'anno scorso, sono sempre state squadre che hanno amato giocare al calcio, ma sempre con duttilità, sempre con il buon senso tattico che deve caratterizzare, secondo me, secondo noi, qualsiasi tipo di allenatore. Queste sono tutte motivazioni che hanno portato alla scelta di Lamberto Zauli, che ripeto, ma principalmente ci ha conquistato per il suo entusiasmo, per come ha accolto la nostra chiamata, per come si è mostrato disponibile. E in chiusura parliamo di basket, una serata no, quella in cui è incappata ieri sera l'Amatori Pescara, battuta al Palelettra dalla poderosa Montegranaro per 51-65, Marchigiani di nuovo in vantaggio nella serie per 2-1. L'Amatori è scesa in campo particolarmente contratta, sbagliando tanto in attacco e pagando i problemi di falli che hanno condizionato la prestazione in particolare del cecchino Pepe. Montegranaro ha fatto valere la maggiore fisicità e la buona serata al tiro di Ditra e Diomede. Lunedì sera gara 4 con obbligo di vittoria per la squadra di coach Salvemini per rinviare il verdetto all'eventuale gara 5 in programma a Montegranaro mercoledì prossimo. È tutto per questa terza edizione del TG6, ma vi ricordo la particolare domenica di domani su TV6, perché inizieremo alle ore 20 con la diretta stadio dedicata alla finale playoff di Serie B tra Pescara e Trapani, ma subito dopo proseguiremo fino a notte fonda con la diretta elettorale per commentare in tempo reale tutti gli accadimenti delle amministrative 2016 contestualmente alla raccolta di dati. Quindi non mancate, io vi auguro una buona notte ed una buona domenica.